schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Traditi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video tutorial su come cambiare la vostra data di nascita nel PlayStation Plus. Se magari non ve la ricordate o la volete cambiare o non so, la volete cambiare, punto, la volete cambiare, venite su questo sito, il link ve lo lascerò nel commento in primo piano sotto al video. Quindi andate nel commento in primo piano sotto al video e aprite il link. Allora, che cosa dovete fare? Io ragazzi lo sto facendo per la prima volta insieme a voi, quindi andate a inserire ciò che vi chiede, in questo caso andrò a inserire sì, scusate ragazzi, quindi andremo a inserire la nostra email qui e andremo a fare accedi ragazzi. Una volta che saremo qui ci dirà, ci chiederà la password. Metteremo la nostra password e faremo l'accesso ragazzi. Vabbè, non ci interessa. Qui ragazzi ci darà solo la possibilità di cambiare la data di nascita, quindi ragazzi solo quello possiamo fare, non è che possiamo fare altre cose, però magari non ce la ricordiamo per qualche motivo, che cazzo ne so, ci può stare insomma che non ce la ricordiamo, e qui possiamo cambiare data di nascita. Come vedete io qui ho impostato questa data di nascita, andrò a impostare un'altra data di nascita, per esempio non lo so, cambiamo solamente il giorno. Ok, abbiamo impostato la nostra data di nascita, e la salviamo. A questo punto nel nostro account la data di nascita sarà cambiata ragazzi. Io ho sentito in giro che c'è qualcuno che si faceva pagare per sto servizio, però vabbè, dettagli. Comunque sia, il servizio è gratuito, ve lo consente la Sony. Vi ricordo che prossimamente col rilascio della versione 6.0, che adesso c'è in beta in giro, che è scaricabile in internet, però io consiglio di non farlo, di non scaricarlo, perché altrimenti avrei portato il tutorial, però vi consiglio di non farlo perché magari sminchiate la play o fate qualcosa che non dovete fare. Anche ci può stare pure il miglior tutorial del mondo, però se qualcosa deve andare storto va storto ragazzi, quindi non fidatevi delle cazzate insomma. E nulla, comunque come dicevo, con il prossimo aggiornamento ci sarà la possibilità di poter cambiare anche il nickname, quindi già uno può pure prende, cambia la data, magari cambiate il nickname il prossimo mese per dire, però sappiate che questa operazione di cambiare la data è gratuita ragazzi. Detto questo vi lascio un saluto, al prossimo video, ciao belli.